Ed è partito anche qualche processo che riguarda un ministro in particolare, che non ha dato tutto il sbarco tempestivamente a Lampedusa nel 2019. Il processo penale è ancora in corso a Palermo. Quindi la giustizia, i processi sono diventati un passaggio fondamentale. Purtroppo fino a qui strumentalizzato per creare diverse angolazioni, tutte le ragioni della ingiustizia, della condanna Nocri e tutte le ragioni per l'assoluzione di Mimmo e degli altri imputati che hanno caratterizzato il modello di accoglienza. Penso che oggi tutte queste ragioni debbano saldarsi, debbano diventare un punto collettivo. È fondamentale, al di là dell'udienza, dei processi, per cercare di contrastare questa ondata di criminalizzazione di morte anche per questo, perché sarà una partita di tornasole per vedere quanto la nostra magistratura giudicante sarà indipendente nella sua attività e quanto il potere politico lascerà ancora spazio ai principi e alle norme scritte nella Costituzione che stabiliscono l'indipendenza della magistratura, anche la presunzione di innocenza e il diritto di qualunque imputato di difendersi in modo effettivo. Diritto che nel caso di Mimmo non sempre è stato rispettato e che, se sarà necessario, sarà fatto valere un salto di indaga anche a livello europeo. Con questo io vi saluto e spero di potermi ritrovare con voi a Riace o a Calabria quanto prima. Buon lavoro. Grazie Fulvio Vassallo Paleologo.